È stata scelta simbolicamente la data della giornata delle donne per attivare al comune di Gela lo sportello Angelas a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza. Il nastro inaugurale è stato tagliato dal sindaco Domenico Messinese e dall'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela nei locali al terzo piano di Viale Mediterraneo. Il progetto nasce per fornire una risposta adeguata ed integrata coi servizi locali ai destinatari degli interventi, un adeguato supporto informativo ed un corretto accompagnamento guidato ai servizi operanti sul territorio. In collaborazione con le forze dell'ordine fornirà riscontri alle donne in situazione di rischio immediato per la propria incolumità ed esiterà le richieste di cittadini che desiderano informazioni sui servizi, parenti o amici di vittime che desiderano indicazioni o suggerimenti, operatori dei servizi che necessitano di indicazioni sui centri servizi presenti nel territorio. Una possibilità, una porta che può indicare la luce a molte persone che vivono sicuramente un periodo buio. Lo sportello Angelas è uno sportello per la violenza di genere di tutti i tipi, parliamo non solo per le donne ma anche per i bambini, per gli anziani, per gli omosessuali, per tutte quelle persone che vengono discriminate per qualsiasi motivo, per razza, colore, sesso. È un segno di civiltà per poter tutelare quelle minoranze, per tutelare le persone più deboli, che normalmente vengono sopraffatte da coloro che si sentono forti, che in realtà forse sono proprio loro i più deboli, però torturano degli esseri umani e questo non è possibile. È importante sapere, qua non stiamo facendo denunce, noi qua stiamo facendo prevenzione, stiamo dando una mano per poter dire alle persone che si può uscire da determinate situazioni e che non si è obbligati. Quindi qua noi non facciamo, non è importante la denuncia, ma è importante la prevenzione. Altri servizi previsti sono l'accoglienza telefonica ed il primo orientamento sugli strumenti di tutela contenuti nelle normative che si riferiscono alla violenza contro le donne, la predisposizione e l'immediata attivazione di uno scenario di protezione per l'emergenza, effettuando una prima valutazione del rischio, l'accompagnamento guidato verso i servizi del territorio e l'attivazione delle consulenze idonee al supporto del percorso progettuale, legale, psicologica, orientamento al lavoro, salute, figli, figlie, sia ad enti pubblici che privati. La violenza è un atto di sopruso, un atto indegno di essere insomma perpetrato e quindi riteniamo che questo servizio di supporto possa essere un vero valore aggiunto per la città e un supporto valido nei confronti appunto del settore servizi sociali che si occuperà appunto di essere insomma il punto di unione tra il cittadino e appunto le istituzioni.